anche in regalo. Librerie Mondadori. Bisogna curarlo, allevarlo come un bambino. L'uva che fa il vino, è la natura, te lo dice lei. Il vino è l'amicizia. Una bottiglia di vino aggiusta tutto. Mio padre mi mandava a zappare nelle vigne, siamo proprio nati nel vino. Qui sono 9 ettari di vigneti e tutto è a Nebbiolo da Barolo. Una piccola striscia di terra a sud del Piemonte dove il paesaggio è un susseguirsi di colline e filari. È qui che nasce uno dei vini più pregiati. Caratteristiche del Nebbiolo vengono portate dalla terra perché la radice della pianta va giù in profondità di 7, 8, 10 metri. Intenso dai riflessi aranciati e dalle note floreali, il Barolo traina l'economia italiana. È un prodotto infatti che contribuisce al giro d'affari dell'agroalimentare piemontese, che supera ormai gli 11 miliardi annui. Qui ci sono 11.000 ettolitri di vino di Barolo, deve stare qua per 3 anni, cioè 2 anni in legno, 1 anno in bottiglia. È un capitale enorme. Un gioiello delle Langhe che nessun altro paese al mondo potrebbe copiarci, visto che trae le sue proprietà dal terreno particolarmente argilloso e calcareo, tipico del cuneese. Il vino si fa nella vigna, prima di tutto. Se hai la qualità buona, fai del vino buono. Poi in cantina aggiusti. Ci troviamo nella Barricaia, dove abbiamo un locale che abbiamo destinato per la stagionatura, l'invecchiamento dei vini in barrique. Un locale dove noi possiamo controllare la temperatura e l'umidità in modo che l'invecchiamento e l'affinamento nella barrica avvenga nel migliore dei modi. Dopo un riposo di almeno 38 mesi, il vino è pronto per essere imbottigliato ed esportato in 68 paesi stranieri, perché se il mercato italiano è in crisi, l'estero continua ad acquistare le eccellenze del Made in Italy. Bisogna puntare molto molto sulla qualità, se vuoi avere del successo la qualità e il prezzo. Secondo dati ISMEA, l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo e Alimentare, tuttavia, il settore industriale rimane sotto pressione. I costi sia delle materie prime che dei mezzi di produzione sono in forte crescita, soprattutto nel segmento dei vini da tavola, e diventa quindi fondamentale la presenza costante di un istituto di credito di fiducia su cui contare. Come vi aiuta Banco Popolare in particolare? Ci aiuta quando uno ha bisogno, specialmente in vendemmia, specialmente quando devi fare dello stock, devi metterti il vino in casa, ci sono delle spese da pagare, ma in questo momento la banca ci aiuta. La maggior consapevolezza del consumatore, inoltre, richiede alle aziende vinicole una particolare cura nei dettagli e questo a volte significa limitare la quantità per ottenere risultati migliori. Se imbottigliamo un Barolo vogliamo andare piano. Abbiamo una macchina che potrebbe fare 6.000 bottiglie ora, però la usiamo solo a una velocità ridotta proprio perché è un vino vecchio, ha bisogno di entrare in bottiglia molto lentamente. Diciamo sempre che nel vino il guadagno è pochissimo, però la grande soddisfazione è quella di vedere le tue bottiglie in tutto il mondo. Penso subito ai miei clienti, la prima cosa è questa. Per avere del successo in tutte le cose bisogna avere molta passione e crederci nel lavoro che uno fa.